Innanzitutto grazie di esserci e di esserci da tanti anni. Io lavoro da un sacco di anni, sono vecchio, grasso e allora ho fatto un po' il punto della mia vita professionale. Ho iniziato facendo la pubblicità, con lo yogurt se vi ricordate. Poi ho capito cos'era la pubblicità. Poi me la sono presa con i politici, i craxi, i ladri, i socialisti. Poi ho capito che cos'era l'economia che teneva in ostaggio la politica. E poi ho cominciato a guardare la tecnologia e finivo uno spettacolo, mi ricordo, prendendo un computer e sfasciandolo con una mazza, con una apoteosi di godimento totale. Poi a 57 anni scopro la rete, i messaggi in rete, questa grande conoscenza che c'è in rete, da Wikipedia scopro le librerie mondiali, scopro l'oracolo, scopro che si possono mandare 1 milione di email a cambiare la legge, scopro un blog, questa parola, questo acronimo di web e log, e consigliato da amici in comune l'ho aperto questo blog, questa finestra dove partecipate anche voi da ormai 4 mesi, 5 mesi. E non so dove mi porterà questa cosa qui, non so. Abbiamo cominciato così per scherzo e adesso abbiamo quasi 50.000 contatti tutti i giorni. 50.000 contatti tutti i giorni vuol dire avere un giornale, vuol dire avere qualcosa che non mi aspettavo. Addirittura dei bar stampano le ultime news e le danno agli avventori del bar. È una cosa che non so dove mi porterà, perché credo che queste tecnologie andranno protette sempre di più. Se l'avessi avuto 3 anni fa un blog così, potevo mettere su questo blog la notizia del caso della Parmalat, che io lo sapevo 3 anni prima delle istituzioni. Probabilmente avrei fatto un favore a migliaia di risparmiatori che adesso sono senza i loro risparmi. Si possono fare delle cose direttamente, non abbiamo più bisogno di intermediari, il politico, il rappresentante, non c'è bisogno. Ci sono movimenti come Move On negli Stati Uniti che mandano un'email alla Casa Bianca e cambiano una legge. Ho scoperto questa cosa straordinaria, con dei problemi, certo, dei problemi. Allora mi piacerebbe che quando nasce una persona, avesse di diritto la sua cittadinanza che ha e la cittadinanza digitale, avesse il suo accesso a internet libero, gratuito, per diritto di nascita, la sua email. Questo è il diritto alla conoscenza. Siamo in una lotta per avere la conoscenza e sarà l'argomento delle prossime battaglie. Noi andremo avanti, grazie al vostro contributo. Questo DVD è una piccola cosa che io ho messo in vendita, non per fare soldi o meno, perché non è questo il principio. È che è un DVD che voi finanziate. Lo potete anche trovare, lo spettacolo che ho fatto, in internet, perché c'è. Lo potete scaricare gratuitamente, non sarò io a dirvi qualcosa. Questo è l'ultimo spettacolo che ho fatto, il più recente, con le cose ultime, un po' più professionale, potete tenerlo. Ed è una forma di finanziamento che fate nei miei confronti per poter andare avanti insieme a voi e provare a fare questo tipo di democrazia diretta. Speriamo di riuscirci. Un giorno io credo che ci conosceremo, perché l'evoluzione di questo blog sono i meet-up, cioè le situazioni dove chi ha scritto per anni, chi si è iscritto nel mio blog e tutto, si conoscerà personalmente, perché voi non siete gente Auditel o Share, voi siete delle persone con nome e cognome che io comincio a vedere nel mio blog, a conoscere, persone che pensavo foste scomparse, persone che non dicono neanche parolacce, per dire una parolaccia metto C, punto, punto, O. Siete persone straordinarie che mi date la possibilità di non sentirmi solo e siamo in tantissimi, veramente, quindi potremo fare delle cose insieme straordinarie. Grazie col cuore a tutti, ciao. E allora poi ci dobbiamo mettere lì e dire cos'è il just in time.
ci mettiamo lì e diciamo che cos'è oggi un'automobile, perché l'auto l'ho avuta anch'io, ce l'ho io, ho amato profondamente l'automobile, ma l'automobile non serve più a muoversi in libertà, lo sapete meglio di me. Oggi, le industrie investono nell'abitacolo, DVD, CD, televisori, che tu stai lì, ti vedi un filmetto, perché stai fermo, intanto passi il tempo. Bisogna sedersi lì. Forse è la ruota che è in crisi. Noi abbiamo fatto una cantonata, abbiamo preso la ruota come una delle più grandi invenzioni dell'uomo. Forse non è vero, perché le più grandi invenzioni dell'uomo le ha fatte prima la natura, 4 miliardi di anni di tecnologia. Ma la natura non ha inventato la ruota, se l'è guardata bene da inventare la ruota. La natura non si sposta con le ruote. Hai mai visto una quaglia a 4 ruote motrici? L'hai mai vista? Non esiste. E se la natura non ha inventato la ruota, un motivo c'è. Vuol dire che è un pacco. può darsi. E allora bisogna sedersi lì e dire che cos'è un'automobile, come deve essere fatta, cosa deve uscire dietro, e vediamo che ormai siamo in controproduttività. Vuol dire che le prestazioni oggi di un'auto sono vere. L'80% del carburante che ci metti dentro serve, non serve a spostarsi, ma serve a scaldarla. È una stufetta che ti metti dentro. Le prestazioni sono di un'automobile in città: viaggio medio 5 km, velocità media 12 km all'ora, per portare 100 kg. Sono le prestazioni del mulo. Il mulo, perfetto. Ora mi dite se noi dobbiamo andare in tendenza e fare macchine da 300 all'ora, ma vi sembra possibile? Non le facciamo entrare nei centri, nelle città. Il primo problema di tutte le città in Italia è 8 spot su 10 sono per la vendita di macchine? Ma stiamo mica scherzando? C'è una schizofrenia totale. Datemi qualcuno che somigli a Montezemolo diventa un grande manager. La General Motors ha pagato 2 miliardi di dollari per portar via i coglioni dalla Fiat, per non avere più niente a che fare, e l'hanno preso come un grande industriale. Siamo la nazione più vecchia del mondo, più vecchia. Non ci riproduciamo più. Non so se è colpa dei PM10, non so, non ci riproduciamo più, pochissimo, non lo so per quale motivo. Forse l'apparato riproduttore femminile una volta serviva a riprodursi, la vagina, serviva per riprodursi la vagina. Adesso serve a produrre telefonini, televisori, macchine, frigoriferi. Allora, non ci riproduciamo più. Ma io perché devo dire questi paroloni? Sono più grossi di me, non mi dispiace, non voglio essere quello che sentenzia, non lo so neanche io, non ho le idee chiare. Mi sono venuti a prendere a Genova due tenenti colonnello della finanza, in divisa col furgone a casa mia alle 9, che il mio vicino, come li ha visti, ha detto: lo sapevo io. Una figura. E mi hanno portato a Piacenza a testimoniare come persona informata sui fatti. Io ho detto: scusi tenente, devo prendermi una valigetta, se no che figura faccio a fare il testimone senza una valigetta? Mi inquadra qualche TG, non c'ho niente in mano, faccio una figura di merda. Ho preso una valigetta, poi non sapevo cosa metterci dentro. Allora avevo dei vecchi testi della Telecom e della Fininvest, gliel'ho dati, ho detto: così vi portate un po' avanti col lavoro, perché sennò fra 2 anni siamo di nuovo qui.
Come si fa a fallire con l'arte? Con l'arte si fallisce, come questo vostro Lombardo, quando dei broker ci mettono le mani sopra e vogliono fare la Coca-Cola del latte. E allora comprano squadre di calcio, squadre di basket, villaggi turistici. Come sta succedendo col vino, porca puttana, il vino! Svegliatevi! Il vino! Il vino a 200 euro a bottiglia, ma che cazzo dici? Perché si fanno fare la cantina da botta? E vaffanculo, la botta me la dai a me? La cantina di botta. E poi non siamo competitivi, grazie, arriva il vino californiano a 3 euro che ci fa un culo così. Hai capito? E allora io dicevo, come faceva a sapere? Tanzi era uno che non rubava neanche. Aveva fatto 600 finanziarie. 600. Non sapeva neanche a chi farle gestire. Ne aveva intestato 60 alla ragionier Ugolotti, senza dirglielo. Ugolotti era miliardario e non lo sapeva. Faceva una vita di merda. Andava a fare la spesa nel supermercato, andava per pagare dalla cassiera e la cassiera diceva: come pago Ugolotti? È suo il supermercato? Come è mio? Non lo sapeva. Io sono stufo di essere preso per il culo da questi imbecilli. Il tenente colonnello della finanza mi ha detto che quando sono andati per la prima volta dentro l'ufficio, il manager con un master dell'università della Columbia University, come li ha visti per cancellare un file dal computer, ha preso un martello, e ha detto, pensando che il file fosse sotto la tastiera. E allora, questi non sono manager, sono persone che hanno bisogno di aiuto, perché non ci sono più con la testa. Sono persone così, rubano con le stock option. Questo capitalismo pieno di debiti, sono tutti pieni di debiti. I Benetton, pieni di debiti. Gli hanno detto, guardate, o rientrate a fare quello che eravate capaci di fare, cioè roba, abbigliamento, o se no state facendo gli usurai. Fanno i grandi creatori, poi diventano dei monopolisti sulle autostrade. Vanno dalla Banca Intesa. Ci vai tu da una banca? Gilberto Benetton è entrato nella Banca Intesa e ha detto: scusi direttore, amica, 8 miliardi di euro da prestarmi, devo fare un affare. 8 miliardi di euro, 16 mila miliardi. Gliel'ha ha detto: guardi, 8 miliardi tutti non ce l'ho, ce l'ho 7, 9, 50, bastano. Con quello neanche presi i soldi, con l'impegnativa. È andata lì, ha completato società autostrade, ha aumentato di un terzo i pedaggi, aumentando i prezzi negli autogrill. Con gli aumenti sta pagando il debito, cioè il debito che lui non ha tirato fuori una lira. Lo fai anche tu, l'imprenditore così. No, allora abbiamo questo. Tutti pieni di debiti, il Made in Italy, il polo del lusso, gli stilisti. Gli stilisti, dovete smetterla con questi stilisti. Dovete smetterla! Sono pieni di debiti, c'è la Versace che non sa neanche, è piena di debiti, non sa neanche parlare italiano e parlava della borsa in calabrese, diceva: ma c'è il cazzo di mi battente, manculicani. Prada, borsette da 2 milioni, c'è un negozio in centro da voi che c'è dentro che costano 150 milioni al metro quadro e c'è una stringa di Prada, sai come ha conosciuto Bertelli, Miuccia Prada? Dove si sono conosciuti? Lo sapete o no? Queste sono le storie d'amore del terzo millennio. Miuccia era Prada, lui si chiama Bertelli. Si sono conosciuti a un processo per falso, lui faceva i falsi di Prada. Si sono conosciuti e hanno detto: perché ci dobbiamo fare concorrenza? Ci sposiamo, li facciamo insieme e lo mettiamo nel culo a tutti. Questa è la verità. Non credete nei falsi. I falsi sono solo per metterlo nel culo a quei quattro marocchini che rompono i coglioni agli esercenti. I falsi se li fanno le aziende, si riproducono, fanno fare dagli artigiani 30.000 pezzi, se ne fanno fare 50.000 20 in nero e si cominciano loro, se lo producono loro il falso. Non c'è più il falso, è tutto falso, è tutto falso, è falso. Tutto fa, io sono a 30, ecco per esempio, io sono a 30 centimetri da te e tu mi guardi in televisione, perché? Perché per te sono più vero là, io capisco. Ti senti più tranquillo a vedermi là, perché è l'immagine che vedono tutti. Ma guardami negli occhi, porca puttana. Rubano con le,
questa economia che ormai siamo andati, ce ne siamo andati. Vi faccio vedere i parametri. Vi faccio vedere primo il documento del governo. La Commissione del Commercio Estero dà un documento, questo non è il documento della sinistra, è il documento del governo. È questo del commercio con l'estero. Vi faccio vedere, questi sono i dati del governo, non alternativi, è questo. Le nostre esportazioni, finisce lì perché poi doveva continuare, andava sotto il palco la linea. Signori, noi in 30 anni ci siamo giocati tutto, ci siamo giocati le macchine. Io lo dicevo 12 anni fa, la Fiat attualmente ha il doppio dei debiti della Parmalat, il doppio, sono splendidi, e sono a Ginevra, adesso c'è la terza generazione, l'Apollo, Poluppo, che a Ginevra hanno esposto la nuova Croma, di nuovo sta cazzo di Croma, ma non ce la leviamo mai dai coglioni sta Croma, è la Croma di Giugiaro, ma vaffanculo! Ma scusi, fate un'altra cosa! Sono il doppio dei debiti! Ha finito di fare automobile 12 anni fa la Fiat! Non adesso, 12 anni fa i sindacati dove erano? Quando mandavano via Ghidella, che faceva la 1 e la Tema, che faceva il meccanico Ghidella, che capiva di motori e ci hanno messo un come Romiti! Romiti, bisognerebbe studiarlo nelle università, Romiti! Invece Romiti va a parlare di economia ai ragazzi di università! Romiti! Una catastrofe umana! Sta nella Fiat, fallisce il settore auto. Va nel tessile, fallisce il settore tessile. Va nella editoria, fallisce l'editoria. Va nella finanza con la Gemina, fallisce la Gemina! Nel frattempo fa un figlio, bisognava castrarlo da piccolo, perché fa un figlio che lo mette all'Impregilo, la più grande società di costruzioni d'Europa, sta fallendo. Questo qua, invece di andare a parlare all'università, bisognerebbe che quando arriva nelle università, se arriva da voi dalla Bocconi, dovete andarci attorno e massacrarlo di botte. Botte! Sta 10 anni Romiti alla Fiat, se ne va con una liquidazione di 200 miliardi. Ci va Cantarella, ci sta 9 anni e prende una liquidazione di 100 miliardi. In 10 anni la paghetta degli imprenditori è aumentata di 140 volte. Lo stipendio degli impiegati e degli operai è diminuito di un terzo. Questo non è capitalismo. Non c'entra niente il capitalismo. Questa è la nostra economia, signori! Questa è l'economia che se n'è andata in 30 anni. Ci siamo giocati l'auto, ci siamo giocati la siderurgia, ci siamo giocati la chimica, ci siamo giocati l'informatica. Noi avevamo industriali di quelli coi coglioni veri. Avevamo gli Olivetti che insegnavano agli americani cos'era l'informatica. Avevamo Piaggio che ha venduto 160 milioni di Vespe nel mondo. Questi erano i nostri, ma non sono un passatista. Io sono figlio di un capitalista. Questi qui sono finti, con la Ninno, ha fatto la Vespa, con la contorsionista sopra per prenderlo nel culo a 95 gradi, doppi! Funziona così, la rete è questa, e quando ci avremo una tecnologia semplice, non incasinata, che apri un computer, devi cliccare, andare, touch, metti lì, vai va su Outlook Express, apri la posta, prendi tre virus, basta, non è quella la tecnologia vera, deve essere invisibile e aiutarti nella vita, ma invisibile, non invasiva. Io devo entrare in casa e dire alla casa: mi ha cercato qualcuno? E il frigo: no! Perché il frigo deve fare solo il frigo? Non fa un cazzo tutto il giorno, sta lì al freddo. Devi fare anche altre cose. Lo dice Negroponte del MIT. La polivalenza degli strumenti. Polivalenti. Bene. Invece ci proibivano tecnologie vecchie. Morte. Morte. Come il digitale terrestre. Morto. Per venderci una partita di calcio a 3 euro. Basta. Basta col calcio, basta! Il calcio bisogna cominciare a odiarlo! Odiarlo il calcio! E
E invece siamo in mano a questa gentaglia. Ricci, Ricci, dove sei? Ricci, ti ricordi l'unica, dov'è? L'ultima apparizione che ho fatto, me l'hai fatta, l'ho fatta nel tuo programma, la striscia. Ti ricordi quando ho parlato del 166, delle 899? Che ho detto che c'era, io c'ho ancora il processo del 144, Antonio, ti ricordi? Dove sei? Sei lì, Antonio, ti ricordi? Quando abbiamo parlato ho detto che cazzo era la legge Gasparri, ho detto che trappola era la legge Gasparri, finito i 6 minuti di mia diretta, cos'è successo? Striscia la notizia, ha chiamato il ministro Gasparri, abbiamo la cassetta che faremo sentire in Europa perché devono conoscere chi è il nostro ministro delle telecomunicazioni, ha chiamato il signor Ricci, è là, e lui che è testimone, chiama Gasparri a Ricci e con questo tono dice: Ricci, è vero Antonio, lei ha permesso a Grillo di parlare così di me, state molto attenti, lei e il signor Grillo, dice Gasparri, perché io sono un vindice, incazzato, sono un vindice, sono quelli che se li butti una sfiga te la ritornano indietro con gli interessi. Dice, pensate che un giornalista di Antenna 3 6 mesi fa ha parlato male di me, dice Gasparri, e è morto! Ti ricordi Antonio? C'era il Gabibbo con le mani nei coglioni, ti ricordi o no? Allora, pensate che ministro che abbiamo noi, che ministro abbiamo! Una fattucchiera con l'esaurimento nervoso. Bene. Possiamo dire gli americani, il ministro della giustizia americano, che Gonzales ha detto bisogna rivedere il diritti dell'uomo del patto di Ginevra sulla tortura. Come bisogna rivedere sulla tortura? Ma così, in una conferenza. Sì, perché col terrorismo certi metodi potranno essere anche concepiti, la tortura. Quando Abu Ghraib hanno detto che erano 4 mele marce, ma mele marce col web andiamo a vedere i documenti della scuola di tortura americana di Fort Benning in Georgia, eccoli qui, i documenti di Fort Benning, vi dico il sito, è questo qui, me lo dai per favore, SOA. Se andate su soa.com ci sono i documenti che sono stati dissequestrati da Clinton sulla tortura. Fort Benning era il forte dove facevano i più grandi, hanno forgiato i più grandi torturatori del mondo, da Noriega agli squadroni della morte brasiliani. Vedi, ci sono i documenti. Ci sono i documenti, vai lì e te li prendi e te li leggi. E ve li leggo qui i documenti sulla tortura. È orripilante perché sono scritti come un trattato di marketing. Si chiama il documento sulla tortura, si chiama Human Resource Exploitation. Eccolo lì. Cioè, sfruttamento delle risorse umane sulla tortura. E c'è scritto cosa il profilo dell'interprete, chi deve interrogare l'interrogato, cioè come deve essere l'arresto, come deve essere l'operation room, la cella, 3 metri per 2, senza aria, acqua, servizi igienici, con la porta di ferro, lui deve essere completamente nudo, perché quando si chiude la porta da quel clac di ferro e lui è in soggezione, come torturare una persona colta, come torturare una persona ignorante, è molto più difficile una persona colta, come torturare, ma sembrano cose da pazzi, come torturare un ottimista da un pessimista, perché l'ottimista è molto più difficile torturarlo, l'ottimista, perché se gli dai la 220 l'ottimista è ottimista, dice meno male che non ho mai dato la 380, che cazzo. E allora abbiamo una sinistra così, l'altra volta apro la televisione e vedo a porta gestita da quell'uomo, è un organismo, parlano di Bruno Vespa ha detto anche chi striscia non inciampa, e chi c'è?
E stanno parlando di una cosa importante, stanno parlando di energia, che è la civiltà dei prossimi 30 anni parlare di energia. Chi c'è a parlare di energia? C'è l'amministratore delegato dell'Enel, Scaroni, e più defilato chi c'è? C'è quello magro, di sinistra, Fassino, era lì con i suoi 3 globuli rossi che si agitavano per dargli quel colorito grigio topo. Fassino, la sinistra, un uomo che generalmente dice delle cose giuste, insomma. Bene, con Scaroni, ce l'avevi lì, Fassino. Io l'ho guardato, tu, ma è lì. Scaroni è un amministratore delegato messo da questo governo a capo della società più importante che abbiamo in Europa, l'Enel. Scaroni ha preso quel posto lì perché aveva delle referenze a cui non si poteva dire di no. Già 10 anni fa Scaroni aveva già patteggiato 2 anni e mezzo di galera per corruzione perché dava tangenti al Partito Socialista per avere gli appalti dall'Enel. Quando ha portato le referenze a questo governo, che hanno letto le referenze, ha detto come facciamo a dire di no? 2 anni e mezzo sono un po' pochine. Dove guardi? No, stavi guardando in televisione, ero qua a 30 centimetri. Ma lo vedete com'è la gente? Io ero qui e lui mi guarda, perché sono più reale là che qui. Sono qui vicino a te, dai, che ti voglio bene. Lasciala perdere la televisione, ti rincoglionisce troppa televisione. Bene. Io avevo già visto, io capivo dove era la politica. Uno yogurt al mirtillo fa 3500 km su un camion. Allora te lo puoi fare anche a casa, uno cazzo di yogurt, ti compri i fermenti in farmacia. Prendi il tuo latte lombardo e te lo fai a casa e levi dei camion, levi del casino. Ma perché mi devo... Io non mi incazzo con Dio, ti voglio bene. Sei tutto unto, che cazzo ti metti in testa? C'è uno qua che si è fatto lo shampoo almeno da 2 giorni, tu. Possiamo farlo anche noi. Move on, ti stai addormentando. Ti stai addormentando, appoggiati. Non fare così, lo so che è troppo anche per te. Tutto assieme non ce la fai a gestire. Cioè le sinapsi si chiudono ma non si aprono più. Bene. Infatti il malato chi è? È il sano che non sa di esserlo malato. Tu pensi di stare benissimo che ridi? Vieni, fatti fare un check-up da me, ti trovo sicuramente qualcosa. E allora abbassando le patologie a marzo del 2004, sai cos'è successo? Mi odori le ascelle? Ti fa schifo? Noi siamo un paese rispettabile. È da toccarsi i coglioni, ragazzi. Mi scusi, signora. Proprio a lei, proprio davanti a lei. Vado da un'altra parte. Ma guardate come dire, un po' pesantina questa qui. Non vorrei... Mi vuoi bene? Me la daresti anche un pochino? No. Scusi, no, non sei vecchia, sei una donna meravigliosa. Non buttiamo via niente qui. Ma quale donne? Donne con un po' di carne, un po' di seno, tutte cose naturali, normali. Tutte magre, con quei cavalli bassi, tutti pieni di colite. Perché c'hanno... Ma cos'è? Vuoi mettere un po' di grassino? Quando un po' di effetto polenta tiepida è meraviglioso.